Sì, viaggiare. A cura di Davide Pelanda. Perché volare? Semplice. Non sono felice a meno che non ci sia un po' di spazio tra me e la Terra. Richard Bach. Buongiorno a tutti e bentrovati alla seconda puntata di Sì, viaggiare. Io sono Davide Pelanda che vi terrà compagnia per alcune puntate su il viaggio. All'aeroporto c'è chi va e c'è chi viene. Anche qui c'è chi aspetta un parente, un amico, mentre c'è chi viaggia per lavoro utilizzando l'aereo come fosse un taxi. Ci sono poi gruppi di viaggio organizzati per le vacanze sulla neve, oppure al mare o in qualche paradiso esotico. Giri del mondo infiniti, per chi può permetterselo. Al giorno d'oggi però volare è sicuramente più economico che prendere un treno, andare in autobus o in automobile. Almeno così pare. Alcuni esempi di biglietti economici per voli low cost, prenotabili solo ed esclusivamente online, e quindi addio alle vecchie agenzie viaggi che un tempo ti facevano i biglietti aerei per i treni o per le navi. Da Torino aeroporto alla Repubblica Ceca 25 euro, dato del 2022, oppure Madrid-Torino andata e ritorno 19 euro, oppure ancora biglietti aerei per Londra a 7 euro, biglietti aerei per Milano a 5 euro, biglietti aerei per Catania a 4 euro, biglietti aerei per Parigi a 12 euro, biglietti aerei per Roma a 3 euro, biglietti aerei per Barcellona 6 euro, biglietti aerei per Amsterdam 20 euro, biglietti aerei per Palermo 5 euro, biglietti aerei per Napoli 3 euro, e sentite, biglietti aerei per L'Avana 333 euro, biglietti aerei per Bangkok 235 euro, biglietti aerei per Tirana 27 euro, biglietti aerei per Bologna 4 euro. L'aeroporto è anche un grande centro commerciale con le sue vetrine illuminate di boutique e vestiti alla moda, con bar e ristoranti che sfornano ogni ben di Dio. Tutto molto profumato ma costoso. Pare che in qualche importante hub aereo conti anche la bellezza di 180 punti vendita. Paradossale è anche il fatto che nelle città i centri commerciali stanno chiudendo i battenti, anche per via degli acquisti online. Nei negozi degli aeroporti, invece, le vendite paiono essere aumentate, quasi triplicate. Forse anche per il fatto che lì sono esenti da tasse o imposte, ad esempio per i profumi, prodotti di bellezza, accessori, design, vini pregiati. Ecco dunque il successo di marche e brand rinomati, testati e poi riproposti in negozi nelle grandi vie famose per lo shopping. Non c'è dunque da stupirsi se i passeggeri arrivano addirittura appositamente 3-4 ore prima di imbarcarsi sul loro volo per fare shopping nei negozi dell'aeroporto. E dunque non stupisce che i gestori delle varie aerostazioni del mondo coccolino, per così dire, i propri clienti abbienti, mettendo loro a disposizione, oltre ai migliori negozi del mondo, anche una ottima connessione Wi-Fi libera e illimitata. Per non parlare poi delle gioiellerie e dei luoghi di intrattenimento e divertimento per i più piccoli, nonché delle grandi offerte sui prodotti di elettronica. Non mancano neppure gli autonoleggi per chi arriva appiedato e vuole essere autonomo dei mezzi pubblici. E che dire dei numerosi ristoranti oppure delle piscine, giardini botanici o spa con vista panoramica sulle piste da dove partono e arrivano i jet? Insomma, l'aeroporto, qualsiasi aeroporto, è un mix di vita, di lingue e di cultura, di emozioni, sentimenti, ansia e attesa. E poi certune di queste strutture sono veri e propri musei moderni, gioiellini architettonici di pregio che portano la firma di illustri architetti di fama mondiale. C'è però anche chi ha una paura fottuta di volare, ma si sa che le statistiche lo confermano, viaggiare su di un Boeing è più sicuro che andare con l'automobile. Per quanto succedano anche qui di tanto in tanto alcuni disastri aerei, sono solo una rarità, per fortuna. Eppure la paura psicologica, vera e propria fobia di salire su di un aereo, continua a persistere. Si può aver volato ma aver avuto paure folle per le avversità come i temporali o turbolenze varie, oppure si può aver paura dell'altezza con veri e propri attacchi di panico, difficili da controllare, dovuti anche, molto spesso, al fatto di non avere il controllo del mezzo su cui si sta viaggiando.
Essere dunque in balia di eventi che non si possono controllare, soprattutto poi se l'aereo, come ovvio, è affidato a sconosciuti piloti e assistenti di volo. In altre parole, chi ha queste fobie si sente totalmente inadeguato all'esperienza del volo aereo. Capita poi, ai noi molto, troppo spesso, di avere imbarcato strani passeggeri che da qualche aereo, mentre vengono aperti i carrelli in fase di atterraggio, piombano giù sulle aree sottostanti. Si tratta dei cadaveri di qualche straniero, uomo o ragazzino, la cui disperazione li porta a scappare dalla loro povera e martoriata terra, cercando una vita migliore in Europa. Un sogno irrinunciabile che si infrange e si schianta al suolo. Sono persone che sacrificano e rischiano la loro vita perché nei loro paesi di origine si muore di fame e di guerra, e di questa realtà bisogna tenerne conto. Ma vediamo qui di seguito alcuni aneddoti vari realmente capitati. Si racconta che ci sia stato un problema, un divorzio in aereo. Un giorno di tanti anni fa ci fu un ritardo pazzesco di ben 7 ore per la partenza di un aereo che stava per decollare. Destinazione la Russia. Il tempo era meravigliosamente sereno, neanche una nuvola e neanche la nebbia. Eppure tutti i tecnici, gli operai e gli addetti alla sicurezza non capivano il perché di quel ritardo. Ben presto venne svelato l'arcano. Dentro quell'aereo ci fu una furibonda litigata tra una coppia, marito e moglie si insultarono pesantemente, volarono epiteti e improperi irripetibili, venendo quasi alle mani. Subito le hostess e gli steward cercarono di calmare i bollori dei due, fino a che la donna chiese espressamente di essere fatta scendere dall'aereo perché voleva divorziare, lì, seduta stante. Però le normative sulla sicurezza aeroportuali sono molto severe e di certo la signora che fece quella richiesta non credo se ne rendesse pienamente conto del pasticcio e dei problemi che stavano creando a tutti. L'equipaggio fece scendere anche gli altri passeggeri, rimanendo in aerostazione per infinite ore, fino alla ripartenza su un altro volo per giungere finalmente a destinazione. Ancora un aneddoto realmente accaduto tristemente all'aeroporto di Torino Caselle. Un giorno un marocchino di 30 anni destinato a rimpatrio, come previsto dalla legge sui clandestini, su un volo della Royal Air Maroc per Casablanca sfuggì alla polizia. L'uomo attraversò la pista di decollo e si arrampicò sulla torre dei falconieri, per capirci quella dei falchi che combattono il problema del bird strike, cioè l'impatto tra un aeromobile e i volatili. Lassù si denudò completamente, minacciando che se l'avessero rimpatriato si sarebbe buttato. «Non voglio tornare al mio paese», urlò a squarciagola, quando, dopo un'estenuante trattativa e opera di convincimento di alcuni agenti di polizia, con l'aiuto dei vigili del fuoco, riuscirono a prenderlo e ad arrestarlo. Che fine abbia fatto quel giovanotto nessuno lo seppe più. Di fatto, quell'episodio provocò qualche problema al traffico aereo. L'aeroporto rimase chiuso per qualche ora e gli aerei dirottati su altri scali. Non so se lo sapete, ma in ogni aerostazione c'è un falconiere addetto a tenere alla larga dalle piste dell'aeroporto gli stormi di uccelli, che sono pericolosissimi, causa di tanti incidenti aerei. È il cosiddetto bird strike, che si verifica in fase di decollo o di atterraggio del velivolo. Basta un uccelletto a entrare nei loro muscoli che quegli enormi, lucenti, impacciati jet che portano tante persone nella loro pancia possono cadere come un sasso, come un pezzo di piombo. Uno dei più gravi episodi che si raccontano all'aeroporto di Torino Caselle è di quell'aereo proveniente da Alghero, il quale impattò con uno stormo di gabbiani che abitualmente gravitano sulla vicina discarica. Una dozzina di loro, povere bestie, furono risucchiate dai motori. Un impatto che fortunatamente non causò problemi alla manovra di atterraggio, solo danni al motore che impedì la successiva ripartenza dell'aeromobile. I rapaci che vengono addestrati hanno il semplice compito di spaventare questi uccelli senza ucciderli. In sostanza li allontanano solo. Gli uccelli che lavorano all'aeroporto torinese sono per lo più falchi, poiane, barbagianni, gufi reali e persino aquile reali. Se non ci fossero questi animali, gli stormi finirebbero tutti risucchiati nelle turbine del jet, causando gravi pericoli e gravi danni. Questi rapaci sono angeli custodi dei viaggiatori e gli incidenti per via del bird strike sono diminuiti drasticamente.
ma sono solo gli uccelli un pericolo per gli aerei? Parrebbe di no. Se per esempio siamo in un aeroporto in una capitale africana, può capitare, raccontano quelli che ci lavorano, di aver visto entrare in pista, di solito a pochi passi dalla giungla, qualche mammifero, grande o piccolo che sia. E più di una volta è capitato che andasse distrutto un aeroplano, ma senza per fortuna danni ai passeggeri. Per non dire poi di quella volta che al Polo Nord, raccontano sempre gli operai che stavano lavorando in uno di quegli aeroporti al freddo dell'Alaska, si intrufolò sulla pista un bel esemplare di foca che, sdraiata sulla pista di decollo, si era appisolata godendosi la frescura di quel luogo poco distante dai ghiacci perenni. Nei nostri aeroporti italiani pare ci siano numerosi leprotti e talpe tenuti lontani da apposite squadre che mettono trappole e sensori, mentre le reti sono sempre controllate e integre. Questi animali però scavano e riescono a intrufolarsi ovunque. Adesso dal blog www.foodtraveler.net leggiamo la disavventura in viaggio di una persona. Avete presente la sensazione di impotenza che si prova arrivando di corsa davanti al gate per sentirsi dire che l'imbarco è appena terminato? L'aereo è ancora lì, ma voi non potete salire a bordo perché siete in ritardo di 30 secondi. Da quando mi è successo, ogni volta che devo partire, questo episodio si ripropone nei miei incubi. La scena cambia, ma il risultato è sempre lo stesso. In questi sogni angoscianti dimentico il passaporto, perdo il portafoglio, sbaglio l'aeroporto o rimango imbottigliata nel traffico, ma alla fine mi ritrovo sempre davanti a un gate con la scritta «Closed». Quella volta in cui mi è capitato realmente non era colpa mia. Partivo da Bergen e il volo aveva accumulato parecchio ritardo per via delle condizioni meteorologiche. All'arrivo ad Amsterdam, dove in teoria avrei dovuto prendere una coincidenza per Torino, per attraversare il terminal ho raggiunto velocità che nemmeno Usain Bolt. Ma è stato tutto inutile. Quando sono arrivata al gate, sudata come un maiale e con i polmoni collassati, l'addetta mi ha sorriso, si è messa la borsetta in spalla e se n'è andata. A parte la seccatura di aver perso l'ultima coincidenza per Torino, non è andata troppo male, dato che la compagnia aerea mi ha fornito tutta l'assistenza necessaria. Camere a spese della compagnia stessa in un albergo nelle vicinanze dell'aeroporto, con cena e colazione incluse, oltre ovviamente al trasferimento. Peccato che fosse molto tardi e che il volo partisse all'alba del giorno dopo, altrimenti avrei potuto approfittarne per fare una gita tra i canali di Amsterdam. E con questo ultimo aneddoto da un aeroporto, Davide Pelanda vi saluta e vi augura una buona giornata. Alla prossima puntata di Sì Viaggiare, parleremo dei treni. Sì, Viaggiare. A cura di Davide Pelanda.